Un ciclo misterioso di immagini che sembra riprodurre lo stupore degli antichi per il mondo in continuo mutamento. La comunione magica con le forze vitali della natura e con gli oggetti quotidiani. È una realtà imprevedibile e inquieta, sempre pronta alla sorpresa e alla germinazione anarchica. È il lavoro che Emanuele Cerutti, torinese nato nel 1976, presenta alla collezione Maramotti di Reggio Emilia. Una serie di dipinti e decine di disegni, chine e acquerelli realizzata appositamente per la mostra durante 3 anni, che si articola in 2 diversi spazi, un'intera sala contenente anche una teca con schizzi e taccuini e una parete adiacente alla grande hall, e che ruota intorno a un tema forte, inusuale e privato. L'esperienza dell'artista con la paternità, presente fin dal titolo latino, quem genuit adoravit, adorò colui che generò. In quel frangente io presi un anno sabbatico dal lavoro per fare il papà 24 ore al giorno sostanzialmente, quindi è stato per me importante questo momento. E da artista sostanzialmente è diventato un momento di ricerca. Avendo un soggetto, quindi, vergine al mondo, che si approccia a scoprire il mondo, se stesso, e quindi io ero lì che in qualche modo avevo un gioiello, al di là che sia mio figlio, che in qualche modo poteva diventare un fenomeno da osservare. Ma non è un reportage d'attualità sulla condizione di padre quello che ci offre Cerutti. È invece una rielaborazione narrativa e fantastica nella quale è lui stesso a partorire il bambino, riallacciandosi a miti di partenogenesi come quello di Atena che nasce dalla testa di Zeus. E allegoricamente ho pensato di unire questi due aspetti della nascita del figlio legato al corpo del padre. E qui in qualche modo i miti e la mitologia greca delle nascite eccezionali sono stati utilissimi. Questa gamba sostanzialmente diventa il teatro, diventa il luogo per una nascita. Questa entità nascendo da una parte del corpo non deputata a essere luogo di nascita, bisogna riscendere a un livello più della materia, che sostanzialmente è germinativa di per sé. Cioè tutto è vivo a un certo grado sostanzialmente, bisogna solo decidere a quale grado si vuole indagare. E le tele che io presento raccontano come se fossero dei momenti di un racconto, di un romanzo, o le fasi di questo avvenimento. Abbiamo un momento di, appunto, della nascita, abbiamo un momento più di, se vogliamo, di attesa, in cui il sonno, cioè il sogno, diventa molto importante. Compare anche un animale, che è una sorta di animale guida del parto, nella mitologia la donnola, il furetto, il mustelide, un animale in qualche modo assistente al parto. L'eccezionalità della condizione del padre, che per Cerutti, a differenza di quella materna, è sempre frutto di una scelta personale e non un fatto biologico, viene qui esaltata dal grande formato dei dipinti e dal riferimento a figure di eroi con la gamba ferita, ancora una volta appartenenti alla cultura greca, come Edipo o Filottete. Ma l'immagine del taglio da cui nasce nuova vita è trasposta qui anche sul piano botanico, associandola a una tecnica per far riprodurre le piante chiamata margotta. Un giovane ramo di una pianta adulta viene scortecciato, coperto di terriccio e chiuso con un telo di plastica, al cui interno, nel buio, cresceranno nuove radici. Avvenuta maturità di queste radici, abbiamo bisogno però di separarla la pianta, e quindi viene tagliata l'albero a valle delle radici e la pianta può a quel punto essere piantata. Io in questo ci ho sentito delle analogie, chiaramente niente di scientifico rispetto al modo di procreare umano, però ho sentito in qualche modo una vicinanza analogica rispetto a quando un genitore in qualche modo genera il proprio figlio come se fosse una parte di sé, ma che poi necessariamente ha bisogno di recidere, di lasciare andare nella sua strada, dopo che in qualche modo gli sono stati dati dei fondamenti. Cioè,
Il padre è un traghettatore, cioè una figura che fa condurre delle traversate al proprio figlio o figlia che sia, come dire, introducendolo al mondo. Però a un certo punto bisogna che prenda le distanze, che ritorni alle proprie cose e che il figlio prenda la sua traiettoria e che quindi venga meno la questione del possesso. Molti dei miei lavori precedenti si ambientavano in angoli dello studio. In questa occasione è necessario uscire dallo studio e sono luoghi che fanno parte delle mie peregrinazioni, non dico quotidiane, ma con cui ho familiarità. Quindi sono luoghi familiari, vicini alla campagna dove vivo e dove mi sono soffermato anche più volte insieme a mio figlio. È una zona di assoluta periferia dove c'è una confluenza di più rami, se vogliamo, un ramo autostradale, una strada statale, un sentiero bianco, un torrente. Ecco, quel luogo è diventato germinale per in parte ambientare parte della storia che mi interessava. L'incertezza costitutiva e la fluidità dei mondi immaginati da Cerutti, dove convivono senza gerarchie esseri umani, oggetti, piante e minerali, in una dimensione incerta fra presente, passato e futuro, trova riflessi anche nel modo in cui le tele sono dipinte, lasciando a vista i cosiddetti ripensamenti, cioè i cambi di direzione che l'artista ha intrapreso durante il lavoro. Sembrano evocare la compresenza di più realtà, ma ciò che conta qui per Cerutti è che la pittura parli di sé, svelandosi nel suo accadere e stimolando così l'attenzione di chi guarda. Nel mio modo di lavorare procedo per sottrazioni e addizioni che mostrano però le tracce, quindi le velature o le prime intenzioni, i primi segni non sono mai celati completamente da una pittura opaca. È la pittura semitrasparente che mostra un po' tutte le fasi, cioè dalla tela cruda alle ultime, tutto concorre alla complessità di un'immagine.